letteratura latina inizia in una data precisa, il 240 a.C. Poco dopo la fine della prima guerra punica, un letterato greco chiamato Livio Andronico, che era giunto a Roma come prigioniero di guerra, mise in scena la prima rappresentazione teatrale in lingua latina ispirata a un modello greco. Roma era stata fondata nell'VIII secolo a.C. Le prime attestazioni dell'alfabeto latino risalgono al VII secolo a.C. Livio Andronico scrive a metà del III secolo a.C. Come si spiega dunque questo gap cronologico tra l'inizio leggendario della civiltà romana e la prima attestazione riconosciuta di un testo letterario in lingua latina? Se ci atteniamo ai versi del poeta Ennio riportati da Cicerone nel capitolo 72 del Brutus, tra la fondazione di Roma e la pièce portata in scena da Livio Andronico sembra esserci il vuoto. Dunque si delineano qui due problemi all'origine della letteratura latina. Il primo: cosa c'era prima di Livio Andronico? Il vuoto assoluto oppure testimonianze preletterarie legate all'orizzonte contadino e appartato della Roma dei primi secoli della sua storia? Testimonianze preletterarie che hanno lasciato pochissime tracce perché i romani, almeno agli inizi, non avvertirono la necessità di utilizzare la scrittura, che pure conoscevano, per fini non pratici come scrivere un poema epico o una tragedia o una commedia? Il secondo problema: perché gli stessi romani vedevano nel dramma interamente il latino portato in scena da Livio Andronico gli inizi di una letteratura in lingua latina? Proveremo a rispondere a queste domande in maniera sintetica, non esaustiva ma il più possibile chiara, nei nostri video tutorial sulle origini della letteratura latina.